siglato quest'oggi un protocollo d'intesa denominato Scuole Sicure 2019-2020. Questo patto tra il prefetto Antonio Bellomo e il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci sigla infatti un passo avanti, una direttiva del Ministero dell'Interno di cui la città beneficerà per un finanziamento atto a programmare un piano straordinario finalizzato alle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli edifici scolastici locali. Questi progetti sono stati finanziati dal Ministero dell'Interno in un'ottica generale. Adesso è arrivato il turno di Taranto, però voi sapete che in graduatoria ci sono altri comuni, quindi non è escluso che prima o poi i finanziamenti riguarderanno altri comuni. Noi dobbiamo investire sui nostri giovani che, come spesso diciamo, sono il nostro presente, quindi dobbiamo far di tutto perché il loro percorso di inserimento nella società sia un percorso che segua i canoni della legalità e delle regole. Si parte con questo bando che ha in qualche maniera assentito al Comune di Taranto tramite la Prefettura quasi 66.000 euro che verranno impiegati appunto sostanzialmente per installare nuove telecamere su alcuni come dire, dei plessi scolastici più importanti, più frequentati della città. Se non ricordo male, dall'allegato tecnico parliamo del Battaglini, dell'Aristosseno, forse del Righi, insomma un altro paio di scuole. È evidente poi che insieme alla sorveglianza, come dire, dell'apparecchio subentra, come dire, una presenza fisica anche per rilevare le infrazioni, per accompagnare, come dire, gli orari degli studenti, insomma, in maniera più puntuale anche della nostra polizia locale.